Pomeriggio 5. Scivolone per Barbara D'Urso. Pomeriggio 5, nella sua veste del tutto rinnovata, ha preso il via nei pomeriggi degli italiani. Come anticipato da più parti, il programma ha detto addio a tutta quella parte trash che l'avevano caratterizzato negli anni passati. Niente gossip e cronaca rosa, ma tanta informazione e un gran lavoro giornalistico. Uno studio tutto nuovo, una nuova grafica e persino una nuova sigla. Dunque, una rivoluzione totale per Pomeriggio 5, proprio come annunciato sia da Mediaset che dalla D'Urso nei giorni scorsi. Il debutto, quindi, ha affrontato come prevedibile il tema dei vaccini. D'altronde, non si poteva parlare d'altro che di Green Pass, obbligo vaccinale e relativa campagna di immunizzazione. Un argomento che ormai tutte le trasmissioni hanno già sviscerato in questi ultimi mesi. La domanda posta anche a Pomeriggio 5 è sempre la stessa. Obbligo vaccinale o no? E qui la Barbarella nazionale ha fatto la sua mega gaffe. Cosa avrà mai detto la conduttrice campana? Presentando proprio il tema in questione, la D'Urso, invece di usare il termine vaccinale, ha detto invece vaginale. Uno strafalcione in cui la conduttrice si è subito resa conto, tanto da correre ai ripari e chiedere immediatamente scusa ai telespettatori. La gaffa a luci rosse è diventata immediatamente virale in rete. Sul web non si è perso tempo per ironizzare su ciò che è avvenuto al debutto del nuovo Pomeriggio 5. Va anche detto che in studio c'è stato un momento di gelo siderale. Un momento imbarazzante che ha visto anche qualche risatina tra gli ospiti in studio e in collegamento video. Tra questi c'erano Rita Dalla Chiesa, Klaus Davi e Paolo Del Debbio. Gaffa a parte, Barbara non ha comunque rinunciato al suo solito saluto, col cuore, con il quale ormai da anni si congeda, a fine puntata, dai suoi telespettatori. Cosa dire, un debutto hot per Pomeriggio 5, che nel bene o nel male fa sempre parlare di sé. Non resta ora che attendere i dati Auditel per capire se la nuova veste del programma, senza la parte trash, sia piaciuta o meno al pubblico. Voci di corridoio intanto fanno sapere che ci sarebbe pronto un nuovo programma in prima serata per la nostra Barbarella. I bene informati infatti parlano di un nuovo format che Mediaset pare abbia intenzione di affidarle. Come sempre tutto ancora top secret. Per il momento però la D'Urso dovrà accontentarsi solo di Pomeriggio 5 sino a nuovi ordini. E voi cosa ne pensate del nuovo taglio editoriale del programma Gaffa a parte? Vi piace? Oppure preferivate lo stile precedente? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti!